Poi non si dica che Electronic Arts si è attaccata solamente ai franchise multimilionari. Perché non lo è? Ma certamente sì, però questo non significa disattenzione nei confronti dei progetti più intimisti, spudoratamente indie e dal forte carattere poetico. Credo che tu ti stia riferendo ad Unravel, un'opera sospesa tra passato e presente anche dei videogiochi, una piccola poesia intessuta con un filo rosso imperdibile per chi vuole arricchirsi giocando. Unravel, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, è un'opera dal coefficiente poetico particolarmente pericoloso. Chi non sa vedere oltre la barriera giocosa, infatti, è avvisato. Questo videogioco è un'espressione artistica a tutto tondo ed Electronic Arts, insieme al team Coldwood Studios, ce lo ricordano in continuazione. L'epopea di Yarny, un piccolo personaggio composto solo da un filo di gomitolo, è un platform che, come Limbo e Ori, punta molto sulla fisica, lasciando al giocatore la necessità di risolvere schermata dopo schermata enigmi ambientali piuttosto iconici. A differenza del già citato Limbo, qui il gameplay è più variegato grazie allo stesso filo, utilizzabile nei modi più disparati, ma prestando attenzione a non abusarne, pena lo sfilacciamento del protagonista. Inserito in paesaggi tanto riconoscibili quanto meravigliosamente unici dalla prospettiva di Yarny, Unravel è un viaggio alla scoperta del nostro passato, una poesia digitale leggera e inestricabile, sicuramente non difficile, ma che lascia nell'animo dei giocatori un'esperienza intensa e tanto tanto aggrovigliata. Unravel è una chicca da non perdere. Un platform quindi delicato che ricorda a tratti il gameplay di Limbo, magari un pelo più stratificato grazie appunto al filo rosso del protagonista. Un prodotto, quello firmato da Coldwood Games, di cui è impossibile non innamorarsi, come anche del viaggio del piccolo eroe. Anche perché Unravel allaccia fin dalle prime battute un rapporto molto stretto col giocatore, un intreccio emotivo ed empatico che vi consigliamo caldamente di provare su PS4, Xbox One e PC.